in questo senso credo che si possa imparare molto da esperienze di tipo scolastico e anche dal rapporto con il territorio. Come vedrete da quello che diranno e dal video, sono ragazzi che hanno già delle loro competenze, una loro personalità, delle loro abilità, per cui veramente dimostrano di essere in grado di gestire da soli, in autonomia, in cooperazione, i lavori. E io sono veramente felice di presentarvi questo lavoro, Simone parla per tutti e vi racconta questa cosa. E io sono molto onorata di aver potuto stimolare questa esperienza e anche aver imparato un sacco di cose da loro che per certe cose sono molto più grandi di me. Grazie. Come ha detto prima la nostra professoressa Trevisan, il progetto è stato iniziato grazie alla conferenza del nostro professor signor Patanali. Il progetto è cominciato 2 anni fa. Con la sua conferenza abbiamo deciso di realizzare questa meridiana. È stato un progetto un po' ambizioso perché era piuttosto complesso e difficile, ma con molto tempo e pazienza e voglia alla fine siamo riusciti a raggiungere un obiettivo soddisfacente. Il lavoro è cominciato con la realizzazione del bozzetto che è del motto. Essendoci stata una partecipazione molto attiva, i bozzetti erano molti, per cui si è scelto di fare un concorso in cui ha partecipato tutta la scuola, tutti i professori, studenti, segretari, preside, tutti, che hanno votato il loro bozzetto che a loro piaceva di più. Alla fine è stato scelto il bozzetto di Lorenzo Moriotti che meglio rappresentava la nostra scuola, il nostro edificio. Scelto il bozzetto, scelto il motto, c'è sempre un'opera nella luce, che sotto certi versi potrebbe rappresentare qualche aspetto negativo, c'è sempre un'ombra nella luce, ma in realtà vuole rappresentare qualcosa di più, ossia l'ombra dello leone. Per creare un esempio, il nostro motto vuole dire: se tu non hai l'orologio, il telefono, qualsiasi altra cosa, stai tranquillo che c'è questa ombra che ti indica l'ora. Abbiamo dovuto attendere l'anno successivo perché era finito quello precedente e con il nuovo anno abbiamo cominciato la realizzazione vera e propria. Questa è stata la parte ovviamente più difficile perché siamo partiti da una lastra di alluminio vuota, c'erano soltanto i punti segnati dal nostro signor Pantanali delle ore e dei solstizi, così dicendo, la griglia in sostanza, ma tutto il resto dovuto farlo noi. La realizzazione è stata, non me la illustro molto perché sostanzialmente si è volta nel dipingere e poi disegnare tutto il tutto. Le cose più importanti da dire sono i problemi legati a ciò, ossia innanzitutto il fatto dei colori scelti, sia dal punto di vista cromatico sia dal punto di vista fisico, ossia quali colori scegliere, che tipo di colore scegliere. Essendo una lastra apposita per le meridiane, si è dovuto scegliere dei colori acrilici, colori però che sono difficili da sfumare, quindi abbiamo dovuto spendere tantissimo tempo, tantissimo colore per ottenere delle gradazioni noi piacevoli, un'ora soltanto per trovare un colore giusto, il rosso. Come vediamo qua dal disegno, abbiamo questo fascio qua che rappresenta la luce del sole che va in contrasto con lo sfondo viola e blu. È stato il bozzetto, a quanto ho capito, è stato scelto più che altro per l'identificazione della nostra scuola. Abbiamo scelto inoltre di realizzare il nostro logo, secondo l'SD dell'anno scorso,
Anche questo qua è sottoposto a un concorso, però soltanto la nostra classe, e quindi è stato scelto questo qua, sempre Florenz Mariotti. Altro da dire, non abbiamo altro, possiamo montare qua sotto il nostro motto, c'è sempre l'ombra della luce, la nostra ombra del mimone, e questa qua rappresenta la nostra classe che ha lavorato. Ricordiamo la nostra professoressa Croato, che l'anno scorso ci ha aiutato tantissimo nella realizzazione del progetto, la prof. Lucia Trevisan, che ci ha aiutato nella parte, diciamo, amministrativa. Amministrativa. E un contributo anche alla nostra professoressa Ciccone, che come lei ha lavorato con la prof. Trevisan. Questo qua rappresenta lo sfavasimento che dobbiamo noi attribuire all'ora che leggiamo sulla meridiana durante tutto il periodo dell'anno, perché ovviamente il sole non segue il nostro orologio. Bisogna notare qua gennaio, febbraio, scusamente più 12, più 10, più 22, ricordarsi ovviamente dell'ora locale. Naturalmente dopo, verso maggio, abbiamo eseguito l'inaugurazione della nostra meridiana, in cui c'è stata appunto un'altra conferenza, sempre dal nostro signor Patanali, in cui abbiamo esposto il nostro progetto finito ed è stato esposto nella facciata della nostra scuola, che adesso è ben visibile. Thank you.
Allora,